chiesto di eseguire un esame aerodinamico e non sapete che cos'è. Beh, non è un esame molto semplice, ma non è nemmeno una tragedia. È un esame importantissimo in urologia per la comprensione del funzionamento delle basse vie urinarie. In che cosa consiste e in chi viene chiesto? Consiste nell'applicazione di un piccolo catetere per via transuretrale, quindi un piccolo spaghetto, un sensore che verrà infilato nell'uretra, per poter registrare la pressione che si sviluppa all'interno della vescica. Un analogo tubicino andrà anche apposto nel retto. Questi tubi verranno attaccati con dei cerotti sulle gambe o all'interno delle cosce e poi collegati ad una macchina. Un complesso sistema computerizzato che, oltre che infondere acqua, andrà a registrare le variazioni pressorie sia della vescica sia dell'addome in modo da poter tracciare un profilo funzionale delle basse vie urinarie. Ecco, l'esame urodinamico è l'elettrocardiogramma della pipì. Per molti urologi e per molte condizioni cliniche come incontinenza, necessità di reinterventi, vescica iperattiva, vescica neurologica, rappresenta l'esame cardine. È possibile anche ripeterlo negli anni e soprattutto quando dovessero essere prese delle scelte terapeutiche che il paziente necessita di monitorare nel tempo. L'esame urodinamico non è doloroso. Chiaramente è fastidioso quando questi tubicini verranno apposti all'interno delle cavità naturali, ma non è doloroso. Peraltro è un esame importante con cui dei problemi importanti come l'incontinenza e altri disturbi funzionali delle basse vie urinarie possono essere affrontati. Anche per questo sono a vostra disposizione.